Allora, disponetevi. Purtroppo qualcuno rimarrà lì in piedi e questo è stato un po' il nostro dramma di questi giorni. Il sindaco, c'è il posto avanti. Sì, 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 ha chiamato Cimone. Corre la guardia di... ma poi... No. Sì, 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 sì. La telecamera è accesa, sì, la telecamera, un piccolo tappeto musicale, un piccolo tappeto musicale, un tappetino, diciamo, basso, basso. Sì, c'è un po' di freschetto purtroppo. Possiamo iniziare? Ok. Allora, buonasera a tutti, grazie di questa partecipazione, grazie davvero per questa amicizia, per questa attenzione che mostrate a delle persone, noi siamo, diciamo sempre a un gruppo di giovani, ma lo stiamo dicendo da 20 anni, quindi non siamo più un gruppo di giovani, siamo un gruppo di persone mature, diciamo adulte, anche con qualche capello bianco, che sta cercando, insomma, in questi anni di mettere in campo delle iniziative, soprattutto nel campo della cultura e del sociale, in favore di Lauria e non solo, anche un po' del territorio. Io ringrazio le autorità, ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo, il Sindaco, vedo tanti amici, l'assessore Rossi, il consigliere provinciale Antonio Rossino, vedo la famiglia Carluccio, poi spiegheremo la motivazione di questa presenza, una motivazione davvero grande, davvero importante, davvero significativa. Come si svolgerà questa serata? Sarà una serata molto snella, molto veloce, tra l'altro mi dovrete sopportare come presentatore, chi mi conosce sa che il fatto che mi vede qui già c'è qualcosa che non va, perché di solito non, insomma, preferisco non essere, diciamo, al centro dell'attenzione, però ci tenevo questa volta a tenere un po' il filo del ragionamento, proprio perché magari qualche particolare potesse sfuggire, ed era davvero un peccato che appunto qualche particolare sfuggisse. Ho ringraziato le autorità e vi devo brevissimamente parlare di quanto è avvenuto intorno ad un'idea che da qualche anno ronzava in testa ad alcune persone. Quest'idea si è man mano rafforzata e ad un certo punto è diventata concreta grazie a degli incontri, particolari. Sicuramente il primo incontro con il Vescovo Nolè, il secondo incontro con Don Franco Alaggia, il terzo incontro con la professoressa Anna Maria Carluccio. Partiamo dal Vescovo Nolè. Noi tutti apprezziamo la straordinaria personalità, il carattere umano notevole di Sua Eccellenza Monsignor Nolè, e abbiamo scoperto, grazie anche a Don Franco, che la comunità di Lauria è legata un po' in maniera particolare al Vescovo Nolè. Per quale motivo, qual è l'anello di congiunzione? È il Cardinale Brancati.
Il nostro vescovo, sapete, è un frate francescano dello stesso ordine del cardinale. Allora, da qualche anno, quando notavamo che ogni qualvolta parlavamo del cardinale, e lui vedo che ha un libro, di Monsignor Cantisani probabilmente, del cardinale, ogni volta che parlavamo del cardinale gli si illuminavano gli occhi, quindi si notava insomma una piacevolezza a parlare di questa straordinaria personalità del Seicento. E ogni qualvolta, non so se vi ricordate, qualche anno fa fu pubblicato un libro dall'Eco, e lui venne, insomma, lo sostenne, ne parlò tanto, e quindi da quel momento è iniziato un po' un rapporto speciale, un rapporto che si è arricchito di un ulteriore elemento. Ad un certo punto è emersa, insomma, un po' l'idea, un po' la volontà di costruire, di dar vita ad un contenitore stabile, un contenitore che potesse generare cultura, che potesse essere anche un po' di riferimento a tutte le associazioni. Nell'immaginare quest'idea abbiamo iniziato a dialogare, appunto, ecco questi incontri. Abbiamo detto il vescovo, abbiamo detto Don Franco Alagia, che chiaramente è la espressione della chiesa qui nella parrocchia di San Giacomo, e quindi abbiamo iniziato ad ipotizzare un utilizzo diverso di questa sala, un utilizzo diverso da come da un certo punto in poi era, no? Vi ricordate, insomma, qui ci sono stati dei lavori importanti della soprintendenza, e quindi per un lungo periodo questa sala era un po', insomma, serviva, ecco, per conservare una serie di materiale. Insieme con il vescovo, insieme con Don Franco, abbiamo concordato sull'idea un po' di ristrutturarla, di riqualificarla. Chiaramente per fare questo, l'idea bella, bellissima, però il problema poi è rendere concreto questo sogno, no? Perché poi anche di questo si è trattato. E qui, dicevo, un altro incontro, bellissimo con la signora Anna Maria Carluccio, un'amicizia nata grazie all'Eco, una signora molto disponibile, molto attenta. La signora vive a Pisticci, e molto attenta a quello che facevamo, e sempre aperta un po' a stimolarci, insomma, ci ha un po' anche spinto a fare qualcosa di importante. Quando abbiamo posto alla signora Anna Maria quest'idea, la signora ha abbracciato questa causa, anche perché c'era una dedica particolare che la signora voleva fare, e cioè di dedicare questa sala e di dedicare un progetto che poi è diventata questa sala alla memoria della sorella di Maria Antonietta, una professoressa che ha vissuto in questo territorio, ha fatto scuola anche sul territorio, e quindi lei aveva piacere che si potesse creare qualcosa di culturale a disposizione dei giovani, ma non solo, un po' di tutto il nostro territorio. E quindi, ripeto, dal mettere insieme queste forze, dal mettere insieme queste buone energie, è venuta fuori, insomma, l'idea di concretizzare questo spazio. Chiaramente ho detto è un luogo della mente, è un luogo dove sicuramente ci saranno delle iniziative principali, ma poi ci sarà anche altro, e mi auguro che sia anche uno stimolo. Vedo tante persone, tanti componenti di associazioni qui, io mi auguro che, magari vedendo questo posto carino, io mi auguro, guardate, che la prossima volta lo troverete anche un po' più caldo, no? Anche un po' più riscaldato, ma non è facile, lo sapete bene, insomma. Siamo all'80%, noterete anche qualche piccolo dettaglio che va ancora curato, però ci auguriamo davvero che nel giro di pochissimo possiamo andare a regime, però credo che siamo già a buon punto, penso, rispetto, insomma, un po' all'idea che avevamo. E quindi dicevo, quindi quest'idea chiaramente
permettetemi di ho parlato degli altri, permettetemi un attimo di parlare di un po' di noi stessi. Chiaramente questa idea nasce all'interno un po' dell'Eco, nasce all'interno un po' di un'associazione che si chiama Magna Grecia, di quelle persone che vedete per l'auria fare alcune cose, insomma. E quindi all'interno di questo gruppo, che chiaramente ha dovuto strutturarsi e quindi ha dovuto anche darsi delle regole, no? Avere anche uno status riconosciuto anche dalle altre istituzioni, a iniziare da quella della Chiesa. E quindi all'interno di queste iniziative, all'interno di queste realtà è nata questa idea. Qui siamo in un posto particolare, noi abbiamo vissuto un'esperienza nell'esperienza. In questi 2 o 3 mesi di lavoro non c'è stato un laureata che non si è fermato e non ci ha raccontato la sua esperienza in questa sala. C'è chi ha visto i film di Sansone addirittura, chi ha recitato, chi ha fatto teatro, chi ha fatto educazione fisica, insomma. Questa sala davvero è stata negli anni 60 e 70, forse anche 80, un po' un luogo assai frequentato e soprattutto un luogo che un luogo di riferimento, ecco. E nel dire queste cose non possiamo non ricordare Don Gaetano Giordano, confratello di Don Franco, possiamo dire Don Franco uno straordinario discepolo. E qui in questa sala c'è molto di Don Gaetano, ma c'è anche ovviamente tante esperienze di laurea che si sono consumate. Io stesso ricordo ad esempio, qui si fece un campo scuola, un campo di lavoro molti anni fa, praticamente si raccoglieva qui i cartoni, le maglie, insomma tutti gli indumenti, insomma, perché chiaramente era uno spazio ampio e quindi si predisponeva per queste attività. Vado velocissimo, ho preparato tante cose, ma chiaramente gli spunti sono infiniti, ma li faremo magari sull'Eco, così poi va su carta e con calma si potranno leggere. Cosa si potrà fare in questa